5 domande per capire se sei polarizzato sull'altro. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è la polarizzazione sull'altro. Togli di mezzo le relazioni intime, mettici l'aspetto professionale. Perché? Perché l'esempio è molto più calzante, è più semplice e si capisce meglio. Allora, ma ti è mai successo? Pensa ad una situazione di lavoro. Ti è mai successo in un lavoro di fare di tutto per mantenerla a qualsiasi costo, che ci tenevi così tanto al giudizio del tuo datore di lavoro, a quello che pensavano i colleghi, a dimostrare a te stesso che andava bene, che eri in grado di farlo, che sei finito a giustificare la tua permanenza all'interno di un contesto dove c'erano molte criticità, dove stavi in realtà male, dal quale saresti voluto andare via? E magari se ti è capitato di andare via, effettivamente sei stato meglio, sei stata meglio, e quando ci ripensi dici ma quanto sono stato intelligente a fare questa scelta, perché non l'ho fatto prima? Ma quando ci eri dentro non vedevi questo? Dovevi fare di tutto per stare lì. Magari stavi sulla difensiva, ma non lo potevi mollare, non lo potevi cambiare. È quello che si fa all'interno di una relazione, quando tu fai di tutto per stare in relazione con quella persona. Sei talmente focalizzato su questo, il tuo focus è talmente su questo, che ovviamente l'obiettivo diventa mantenere la relazione. E per mantenere la relazione devo mettere in secondo piano i miei bisogni, perché potrebbero emergere dei bisogni che mi portano a non mantenere la relazione, ma a romperla. E quindi i bisogni dell'altro diventano i bisogni miei, perché diventano i primari all'interno della relazione. E di conseguenza i miei bisogni vanno in secondo piano, ok? Quindi, prima domanda. Ovviamente devi pensare ad un contesto relazionale per capire se in quel contesto di relazione, se in quella relazione sei stata polarizzata sull'altro. Ma ti capita di avere una... ti è capitato di sacrificare spesso i tuoi bisogni emotivi per mantenere la relazione? Sì o no? Quindi annota sì o no. Poi ho preso degli appunti. Allora, ti è capitato di mettere all'interno di questa relazione i tuoi bisogni, come dicevo prima, che prima facevi riferimento al fatto che quando lo scopo diventa quello di mantenere la relazione, ovviamente tu metti i tuoi bisogni in secondo piano, ma i suoi bisogni entrano in primo piano, i bisogni dell'altra persona, o quantomeno quelli che tu credi essere bisogni dell'altra persona. L'idea che ti sei fatta, che ti sei fatto dei bisogni dell'altra persona, diventano quelli principali. Soddisfacendoli mi aggrappo e mantengo la relazione. Quindi ti capita in quella relazione che ti è venuta in mente, ti è capitato spesso di avere, di mettere in primo piano i bisogni del partner, del datore di lavoro, dell'amico, dell'amica, rispetto ai tuoi? Ecco, seconda domanda. Sì, no, annota, ok? Ora, se i miei bisogni, no, sono stati messi in secondo piano, i suoi in primo piano, è normale che finisco per accettare qualcosa che viola anche il mio modello di valori. Cioè, pur di mantenere la relazione, magari raccontandomi l'idea che lo faccio solo temporaneamente, soltanto con uno scopo, che poi passerà, le cose cambieranno, che la persona mi apprezzerà, bla 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 bla. Magari soltanto con quest'idea, ma quello che faccio è di accettare qualcosa che non sono in realtà disposto ad accettare, che mi fa male accettare. E da qui la terza domanda, cioè, accetti situazioni o comportamenti del partner, del datore di lavoro, dell'amico, dell'amica, ok? Che ti fanno sentire a disagio col solo scopo di mantenere la relazione? Sì, no, annota anche questo. Quindi, in una situazione come questa, puoi comprendere che creare, costruire dei confini personali sia davvero difficile, perché il timore è quello che se io metto un confine personale, la relazione in qualche modo viene meno. Quindi che succede? Succede che io non metto un confine relazionale, perché metterlo è rischioso, crea conflitto, crea discussioni che potrebbero in qualche modo ledere la relazione. E quindi la domanda è: trovi difficile stabilire confini personali chiari nei confronti del tuo partner? Punto di domanda. Sì, no, annota la risposta. Quinta domanda. Allora, se logicamente
Io non metto i miei confini, i tuoi bisogni sono diventati primari, i tuoi secondari, e io perduro nel tempo in questa situazione e finisco per ritenere più importanti i tuoi dei miei. E qui la quinta domanda. Senti che bisogni della relazione o del tuo partner, cioè ciò che devi fare per mantenere la relazione o per tenere stretto il tuo partner, collega, amico. Sono più importanti dei tuoi bisogni personali? Sì, no, anche lì annota la risposta. Ecco. Da 1 a 5, non è un test, quindi ti dico, non è un test ufficiale, quindi ti direi, guarda, da 3 con 1 o 2, beh, è una situazione che forse denota la disponibilità, il tuo orientamento all'altro, ma non una polarizzazione sull'altro, cioè sei una persona che probabilmente è disposta a fare dei sacrifici, delle mediazioni, ok? Ecco, per gli altri, per stare in una relazione che ha degli elementi positivi. Poi, se sei su 3, direi che qui possono sopraggiungere o delle contingenze esterne per cui è necessario mantenere questa relazione, non puoi farne a meno, o sei una persona che per qualche motivo, che sarebbe da indagare, è leggermente sbilanciata sull'altro. E direi non solo 3 ma anche 4. Su 5 direi che sicuramente con 5 hai un disagio o hai vissuto un disagio in quella relazione, e qualsiasi sia stata la giustificazione o la motivazione anche oggettiva che c'era per cui tu ti sei sentito di dover mantenere quella relazione o non ti sei sentito di troncarla, piccola sfumatura che fa una grande differenza, per esempio nel rapporto con un figlio, ok, con una persona che conosci da 30 anni, con un genitore, un fratello, una sorella, ecco, comunque ti ha creato una grande sofferenza e a conti fatti hai pensato forse quella rottura relazionale che poi è sopraggiunta per esasperazione mia, per motivi suoi, era meglio che si verificasse prima. Rispondimi nei commenti, fammi sapere com'è andata e dimmi se ti è interessato questa cosa. Un abbraccio.